Continuiamo la rubrica A cosa servono i tarocchi? In realtà non abbiamo proprio questa rubrica, ma in questo video continuiamo a parlare degli arcani maggiori e a cosa servono. Andiamo a vedere come gli arcani maggiori possono aiutarci a gestire le principali emozioni negative. Sono Valerio Verrea, questa è l'Accademia di Tarologia, Anima della Terra. Se vuoi conoscere più a fondo i tarocchi, a breve partirà il corso di tarologia. Qua sotto trovi il link, puoi partecipare a una serata gratuita di presentazione per capire come è fatto, come funziona e se può andare bene per te. Parliamo di emozioni. E la prima cosa che dobbiamo capire bene è che non possiamo disattivare così un'emozione quando questa emozione non ci piace, non ci fa stare bene. Le emozioni hanno una funzione fondamentale per noi stessi, per il nostro sistema psicofisico ed è importantissimo che noi le capiamo e assecondiamo, le guidiamo in un processo. Certo, non vuol dire rimanere in un'emozione per sempre, ma vuol dire passare, far evolvere questa emozione, perché il processo di consapevolezza e di guarigione che questa emozione porti possa svilupparsi. Ad esempio, se noi pensiamo alla tristezza, la tristezza succede quando c'è un abbandono, pensiamo a un lutto o una separazione. Se io, anziché vivermi, dare spazio a questo dolore, faccio qualcosa, scappo, mi distraggo, faccio delle cose per non sentirlo, quello che succede è che posso bloccare il processo di integrazione, di elaborazione del lutto. E il bloccare il processo di elaborazione del lutto fa sì che il mio cambiamento, il mio click che poi mi porta a tornare a vivere, non possa succedere. Quindi mi fermo come in un limbo. Quindi molto importante, quando ho un'emozione forte, profonda, non bloccarla, non reprimerla, ma comprenderla e guidarla. Possiamo agevolare il processo di elaborazione, possiamo agevolare il processo verso cui l'emozione ci porta. E questo è quello che andiamo a fare e vediamo quali arcani ci aiutano proprio a fare questo sulle emozioni principali. Parleremo di tristezza, rabbia, paura, gelosia e senso di colpa. La prima emozione che incontriamo è la tristezza. La tristezza la proviamo nel momento in cui succede una separazione irreparabile, quindi il classico esempio lutto, quando noi terminiamo una relazione molto profonda, e questa emozione si muove dentro di noi e blocca sostanzialmente tutti i nostri centri energetici. È l'emozione più dolorosa da vivere in senso assoluto, perché sentiamo, quando siamo profondamente tristi, un grande risucchio di energia e ci manca proprio l'energia per vivere, sembra proprio che ci manchi l'energia per fare le cose quotidiane. Questa emozione, questo processo serve per entrare in contatto di fatto con quella che è la morte, e questo processo di lutto, entrando in contatto, fa sì che io riesca a integrare profondamente dentro di me il fatto che quella persona non ci sia più nella mia vita, o perché è morta o perché se n'è andata. Una volta che io ho integrato questo processo, piano piano la persona esce dalla mia vita, ho elaborato il lutto e io posso tornare a vivere il processo del lasciare andare. Grazie alla tristezza io riesco ad arrivare al processo del lasciare andare e poi fare il passaggio per tornare ad avere di nuovo la mia energia e vivere dopo aver integrato e superato il dolore del lutto. La tristezza quindi va accolta. Nella cultura tradizionale avevamo proprio il lutto, il portare il lutto. Per un certo periodo di tempo la persona portava il lutto, no? Il vestirsi di nero, lasciare spazio proprio a questo dolore, a questa tristezza. Nella società contemporanea questi tipi di processi emozionali non sono ben accetti. La nostra società non accetta tutte quelle emozioni che riducono la nostra performance. L'idea è quella di essere sempre up o yeah, come nelle foto su Instagram. Questo in realtà non è molto utile. In realtà è fondamentale dare spazio anche alle emozioni dolorose. Il processo quindi da integrare con la tristezza è la perdita, il distacco, lasciare andare, e il processo di trasformazione. L'arcano che ci aiuta in questo processo è l'arcano 13, l'arcano senza nome. Te ne metto qua una versione un po' più grande così la puoi vedere meglio. L'arcano senza nome, che spesso viene visto con la morte, in realtà è una carta che ci parla certo del distacco, certo del lutto, certo del tagliare, ma è considerata anche la carta della trasformazione, perché nella tristezza c'è questo processo che dobbiamo sviluppare. Vivere, entrare in contatto con questo dolore,
lasciarlo muovere e poi da lì, da questo dolore, maturare la forza che ci porta verso la trasformazione. Quindi guardare, tagliare e il passaggio è quello poi di lasciare andare, accettare che la vita è impermanenza, che le cose finiscono nella vita e quindi la falce che dà un taglio ci dà spazio per poi tornare a dare la volta, a guardare in avanti e andare avanti verso la nostra vita, verso il futuro, verso la creazione di quello che è poi la vita nel nostro futuro, i nostri progetti, le nostre energie, la nostra realizzazione, che nonostante che esista il dolore, nonostante che esista il lutto, nonostante che persone che amiamo se ne vadano, la vita va verso la vita. E questo è un punto fondamentale. L'arcano 13 quindi è quello che ci aiuta in questo processo. La seconda emozione che noi andiamo a vedere è la rabbia. La rabbia è l'emozione che arriva nel momento in cui c'è un'invasione fisica, psicologica o emotiva. E la rabbia è quell'emozione che ci porta a ristabilire i confini, che ci spinge verso il dire no, questo è il mio spazio sacro e tu qua non ci puoi venire. Stabilisco i miei confini, mi proteggo, taglio quindi quelle cose che non vanno bene e lascio spazio per quello che è ciò che serve, ciò che è giusto, ciò che sento essere la mia vita. Ho un video che ti linko qua sopra se vuoi approfondire il tema della rabbia. Il processo quindi della rabbia è quello di saper con equità, con assertività stabilire i confini. E l'arcano che ci aiuta in questo processo è il numero 8, è la giustizia. Perché la giustizia? Perché la giustizia è proprio quella che con la spada e la bilancia stabilisce ciò che è giusto e ciò che non lo è, ciò che è giusto per me e ciò che non è giusto per me. E con determinazione, con lo sguardo dritto negli occhi, dice no, usa la spada per stabilire il confine, per dire questo mi va bene, quello non mi va bene. In maniera pacata, in maniera accogliente, di fatto una figura femminile, quindi lo fa in maniera ricettiva. Io ti ascolto, io sento il tuo bisogno, ma guarda, no, questo è un qualcosa che non è possibile. E con questa energia posso andare a ristabilire i miei confini. Stabilire i miei confini nel momento in cui sento rabbia è cruciale, perché se sento rabbia vuol dire che qualcuno ha invaso, e se non l'ha fatto fisicamente lo sta facendo magari con la manipolazione. Magari io sto accettando di fare delle cose che non vorrei fare. La carta della giustizia mi aiuta a ristabilire questo, e quando ristabilisco questo vedrai che la rabbia automaticamente inizia piano piano a sciogliersi. La terza emozione che andiamo a vedere è la paura. La paura avviene nel momento in cui c'è un pericolo reale o un pericolo immaginato. A volte la paura capita quando siamo davanti a una situazione pericolosa, o altre volte la paura succede nel momento in cui qualcosa attiva delle memorie personali o sistemico-familiari di paura, quindi vissuti di paura che possono essere stati miei o di qualche mio antenato. Sul tema della paura c'è un video che ti linko qua sopra, quindi se vuoi approfondire il tema paura, che poi si lega anche all'ansia, puoi andarlo a vedere nel video qua sopra. E il processo che noi viviamo con la paura è quello di sentire l'energia e la forza di proteggermi, di sentire questo muro che io posso mettere rispetto all'altro, o questa azione che io posso implementare rispetto all'altro, rispetto alla situazione che mi fa paura, per garantire la mia incolumità, garantire la mia sicurezza. L'arcano che ci aiuta in questo processo è il 19, la carta del sole. Perché il sole? Il sole perché ci dà energia, quindi è tanta energia, noi vediamo il muro della protezione ed è proprio il principio archetipico maschile, il maschile sacro, che usa la propria energia per proteggere la famiglia, proteggere i propri spazi, proteggere tutto ciò che ha valore per sé. Grazie all'energia del sole io riesco a sentire che qualsiasi cosa accada ho le risorse per poterla fronteggiare. E quindi, di fatto, la paura in questo modo piano piano si scioglie. Quando io sento di avere le risorse per affrontare una difficoltà, per affrontare un pericolo, la paura si spegne e parte l'energia determinata e il focus che mi fa andare a affrontare e risolvere il problema, il pericolo e quello che si trova davanti a me.
La quarta emozione che vediamo è la gelosia. La gelosia in realtà è un'emozione secondaria, quindi è composta da altre emozioni, è un mix di paura e anche con componenti di rabbia che si attiva nel momento in cui la fonte del mio amore e del mio nutrimento emozionale sento che se ne va. Questo mi genera, mi attiva tutto un processo estremamente doloroso che mi porta in qualche modo a cercare di controllare l'altra persona. Il tema della gelosia l'ho approfondito in un video che ti linko qua sopra, quindi se hai piacere di approfondire questa emozione qua sopra puoi andare a vedere un po' di più come gestirla e da dove arriva. Il processo verso cui ci porta la gelosia è l'abbracciare il nostro pieno potenziale. Superiamo, noi siamo in grado di superare questa emozione quando sentiamo che in realtà noi dell'altra persona non ne abbiamo un bisogno esistenziale. Certo ci fa piacere, certo ci piace, l'amiamo, abbiamo piacere che sia con noi, ma la nostra vita non manca nulla se anche non c'è quella persona. Noi siamo completi, dentro di noi c'è tutto. Tutta la mia vita si manifesta anche in un cammino di coscienza che va molto più in là. E dentro di me ho tutte le risorse per farlo, indipendentemente dalle scelte, dagli incontri della vita e dagli allontanamenti che possono esserci nella vita. Quando io sento questo grande potere dentro di me, la gelosia piano piano si scioglie. La carta che ci aiuta in questo è la carta del giudizio. Perché la carta del giudizio? Perché è una carta di completezza. Io dentro di me sento questa energia, questa risorsa, dove includo, no, il maschile e il femminile che si uniscono dentro di me e dall'alto questa chiamata che mi dice che la mia vita è un qualcosa in più, è qualcosa che va oltre. Diciamoci la verità, non sono le nostre relazioni che ci danno il senso della vita, il senso della vita è molto più in là. Quando io mi sposto dalla mia relazione, pensare che quella cosa fosse il centro della mia vita e vado al vero centro della mia vita, che è questa coscienza molto più espansa con cui continuamente noi siamo in dialogo, con cui noi andiamo in relazione continuamente, a questo punto la gelosia se ne va, perché in realtà io ho un grande potere, sento un potere e non c'ho più bisogno di un'altra persona che mi nutra, ma tutto quello, tutta l'energia, tutte le risorse che mi servono per nutrirmi sono già dentro di me. E infine l'ultima emozione che andiamo a vedere è il senso di colpa. Il senso di colpa è un'emozione che nasce nel momento in cui noi andiamo a violare quelle che sono delle norme del sistema sociale di appartenenza che abbiamo integrato a livello inconscio. Anche sul tema del senso di colpa ho un video, mi rendo conto di aver fatto tanti video sulle emozioni e che è di fatto molto utile, il link sul senso di colpa lo trovi qua sopra. E qual è il processo del senso di colpa? Il senso di colpa nasce, come abbiamo visto, nel momento in cui io sento che sto violando, percepisco a livello inconscio una qualche norma e quindi può esserci una punizione che mi arriva per aver violato questa norma. Per andare a superare questo mi devo rendere conto che dentro di me c'è una direzione che avviene dall'alto, una direzione che è superiore. Io mi integro sul fatto che sono autentico e nella mia autenticità posso manifestarmi nella maniera giusta per me. E la carta che mi aiuta in questo processo è la stella. La stella è la carta che mi consente di connettermi con la stella che noi vediamo nella parte alta, mi connetto con questa direzione, seguo la mia stella, seguo questa rotta e la seguo indipendentemente da quello che può essere il giudizio degli altri, da quello che può essere la paura di una eventuale punizione. Io ora sono un io adulto, non sono più un bambino dipendente da. E nel momento in cui io abbraccio il mio sé adulto, so di poter andare nella mia strada, nella mia direzione, scegliere la mia direzione e in questo modo manifestare ciò che sono nella realtà. E non fa questo male a nessuno. La mia autenticità, nel momento in cui c'è onestà, nel momento in cui io sono coerente col mio spirito, non c'è assolutamente nulla di male. E non è compito mio prendermi cura, come questo fiume che vediamo sotto nella stella che va da monte a valle. Il mio compito è quello di prendermi cura dei miei figli, dei miei progetti, di quello che viene dopo di me, ma non è compito mio prendermi cura di ciò che arriva prima. Il flusso dell'acqua, il flusso della vita va
dall'alto, da chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. La stella ci ricorda questo e ci aiuta nel processo di integrazione di questa informazione che arriva dal senso di colpa e superamento dell'emozione del senso di colpa. E queste sono le emozioni, diciamo, negative o comunque le emozioni dolorose, fondamentali che noi proviamo nella nostra vita. Queste carte ti aiutano in questo processo, come fare a utilizzarle. Ho un video qua sopra che ti spiega come utilizzare le carte, quindi al di là della lettura ci sono dei modi, li puoi mettere nella tua vita, puoi meditarci, puoi utilizzarli intorno a te. Qua sopra trovi il link per capire come utilizzare le carte di cui ti ho appena parlato per aiutarti a gestire queste emozioni. Spero che questo video ti sia utile. Se ti piace, sottoscrivi il canale, lascia un commento, metti un like al video, condividilo e dimmi qual è la tua esperienza, qual è l'esperienza tua con le emozioni, dimmi come va se provi a fare questo esercizio. Grazie per seguire Anima della Terra. Se vuoi imparare anche tu a utilizzare questi strumenti, il link qua sotto. A presto.